Avrà come protagonisti i ragazzi di 119 scuole che vengono da tutte le regioni italiane, ad eccezione della Valle d'Aosta e da 71 università, la Marcia Perugia Assisi, in programma domenica 21 maggio. Saranno loro a condurre tutti gli eventi che ci saranno in apertura e a chiusura della manifestazione. Prima della marcia ci sarà sabato 20 il meeting di Assisi e per l'occasione abbiamo prodotto, ha detto Flavio Lotti, coordinatore del comitato promotore Marcia Perugia Assisi, un quaderno che useranno i ragazzi che verranno nei luoghi di Francesco d'Assisi e poi a Perugia. La marcia è anche direttamente collegata ai 100 anni della nascita di Don Lorenzo Milani. Sabato 27 maggio ci sarà una marcia della pace che partirà dal centro del comune di Vicchio per finire a Barbiana, alla chiesa dove fu la scuola e la casa di Don Lorenzo Milani, dove alle 9 del mattino è prevista la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla marcia di domenica prossima ci saranno i vescovi di Perugia e Assisi, i sindaci delle città, i francescani conventuali che gestiscono il Sacro Convento di San Francesco, sia i minori che gestiscono la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Sono in programma anche altri eventi per il 75° anniversario della Costituzione italiana. A conclusione della marcia alla Rocca Maggiore di Assisi, il presidente nazionale dell'ANPI, Gianfranco Pagliarulo, consegnerà ai bambini più piccoli la bandiera della pace come gesto simbolico dell'alleanza intergenerazione. E in quell'occasione, davanti al convento di San Francesco, sarà firmato il patto di Assisi con oltre 20 rettori delle università, tra cui quelle di Roma, La Sapienza, Torino, Pisa, Padova, Ancona e Parma, un patto educativo per la formazione delle nuove generazioni. Un messaggio di pace che parte dal sindaco di Assisi, dalla città di Assisi. È un messaggio di pace che parte da Assisi in occasione della Perugia Assisi, può arrivare in alto sulle ali dei nostri giovani che sono i protagonisti di questa marcia. Rivolta alle scuole, hanno dato adesione oltre 120 scuole, dicevo avevano perché purtroppo sappiamo che le condizioni meteorologiche che hanno colpito drammaticamente alcune regioni, tra l'altro di quelle che più storicamente aderiscono alla marcia della pace con le scuole, non renderanno possibile a tante scuole di essere con noi. E allora noi saremo qui anche per loro, ovviamente con la piena e totale solidarietà, perché ricordavamo tutto è connesso: il cambiamento climatico, la crisi energetica, le energie fossili, il petrolio, la vendita di armi, le guerre tante volte così collegate al depredamento di risorse dei paesi ricchi a danno di quelli poveri. Ecco, per tutto questo noi marciamo, perché finisca, perché abbiamo la volontà, il coraggio e anche la forza di sperare che la pace possa diventare realtà. Non marciamo solo per la pace in Ucraina, alla quale aspiriamo fortissimamente, e sosteniamo certo con questa marcia l'azione diplomatica di Papa Francesco, che proprio notizia di ieri, no, si sta concretizzando con un'azione diplomatica forte, forse la più forte e incisiva da quando questa terribile guerra è iniziata. Marciamo perché abbiano fine tutte le guerre, perché abbia fine la povertà, perché abbia fine la distruzione dell'ambiente, perché l'uomo si rispetti, perché ci sia vera fraternità. E per questo sarà importantissimo anche ascoltare proprio il messaggio che Papa Francesco rivolgerà a chi si mette in marcia, e per questo sarà importantissimo avere con noi tanti bambini, ragazzi, giovani, perché può arrivare in alto questo nostro messaggio solo sulle ali dei giovani, i giovani che hanno la vera speranza e sono la vera speranza per il futuro e il presente.